15 agosto 1919. Germania. L'Assemblea nazionale riunita a Weimar promulga la nuova Costituzione tedesca. Essa prevede una Repubblica federale con il territorio suddiviso in 17 Länder, un Reichstag eletto a suffragio universale con il sistema proporzionale cui spetta il potere legislativo. La possibilità di promuovere referendum e leggi di iniziativa popolare. Un presidente del Reich eletto direttamente ogni 7 anni, cui spetta il potere esecutivo, la nomina del cancelliere, la guida dell'esercito. Per la prima volta anche le donne hanno il diritto al voto e i sindacati ottengono competenze importanti che possono migliorare la condizione dei lavoratori.